come fare, caro Luca, per indovinare i gusti delle persone care, magari che ci sono vicine, cercando di capire che cosa preferiscono, in questo caso a tavola. Allora, guarda, io qui ho fatto preparare 5 pietanze, sì, ok? Perché voglio cercare di capire un po' i tuoi gusti, vediamo che gusti hai. Mi vuoi preparare allora la cena sorpresa per il compleanno? Hai capito, eh? Lo so, l'avevo capito. Lo so. Allora, guarda, io ho qui dei cartoncini che rappresentano ovviamente le 5 pietanze, A, B, C, D, E. Ok, questo perché? Perché per evitare che il pubblico possa pensare che te ci siamo messi d'accordo, no, andrai a scegliere una di queste assolutamente a caso. Quindi quello che ti chiedo di fare è di mescolare un po' questi cartoncini e tra qualche istante ne sceglierai uno che corrisponderà ovviamente alla pietanza. Ma io ti devo bendare? Non ancora. Non ancora. Che ho visto la mascherina. Sì, Ok. Ok, allora guarda, quello che faremo è molto semplice. Dovrai dirmi stop quando vuoi tu. Stop. Esce già qui? Sì. Ok. Prendi pure il cartoncino, io lascio gli altri qui, non farlo vedere ancora, perché per evitare che il pubblico possa pensare che io possa guardare nel monitor, vado a bendarmi. E mentre tu ti bendi, io chiederei al nostro regista di abbassare le luci e creare l'atmosfera giusta. Ok, io grazie, sono bendato, non guardo nei monitor. Posso guardare la carta? Fai vedere la, ovviamente la lettera e facciamo vedere ovviamente il piatto corrispondente, in modo che anche a casa sanno qual è la pietanza che tu hai scelto così assolutamente a caso. Dimmi quando hai fatto. Ok. Ok. Posso sbendare? Sì. Puoi lasciare il cartoncino sul tavolo, faccia in basso, ovviamente. Ok, perfetto. Allora, quello che devo fare ora è cercare di capire come pensi, se sei una persona auditiva, visiva o cinestetica. Tra l'altro sto cercando di capirlo pure io. No, infatti, aspetta. C'è da un po' di anni. Lo diremo tra un po', sì. Tra un po' lo spiegheremo, tra un po' lo spiegheremo. Allora, quello che ti chiedo di fare è di pensare questa pietanza, per cortesia. Guardami e pensa alla pietanza, ok? Ok, mi stai guardando negli occhi, dritta negli occhi, quindi probabilmente... Allora, probabilmente sei una persona cinestetica, cioè tu quando pensi qualcosa la pensi con emozione. Stai quasi sentendo il gusto di quella pietanza. Bravo. Apri un po' la tua mano, apri la mano così, così. Ok, tienila così, perché ora prendo invisibilmente questa pietanza e te la appoggio nella mano, con tutto il piatto, ok? Tu immagina di tenere in mano questa pietanza, ok? Rilassati. Ok, è abbastanza tesa, quindi vuol dire che è un piatto abbastanza pesante, quindi non credo sia il panino, è qualcosa di abbastanza pesante. Guarda, prova a scrivere, allora, vediamo un po'. Secondo me a te piace pure. Allora, vuoi far vedere? Io ormai ho scritto, non posso cambiare idea. Vuoi far vedere per cortesia qual è la carta che hai scelto e qual è la pietanza? C, la zuppa. Ed ecco quello che io ho scritto. E soprattutto ci hai preso perché mi piace tantissimo. Hai visto? Ma poi soprattutto non è stato un caso scegliere proprio quello, perché tra tutti era quello che avrei scelto. Hai visto? Poi soprattutto con il freddo, con la zuppa. Esatto.